Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. PIL, per Confindustria, ripresa dall'inizio del 2015. Camusso, contro il Jobs Act, ipotesi di ricorso all'Unione Europea. Corte Giustizia UE interviene sulla scuola, stabilizzazione per 250.000 precari. Un PIL migliore delle attese. Nelle stime del Centro Studi di Confindustria, il prodotto interno lordo per il quarto trimestre dell'anno potrebbe chiudersi con una variazione nulla. Questo rispetto alle attese di un calo sarebbe una migliore base per la ripartenza già dall'avvio del prossimo anno. Via dell'Astronomia rileva che l'export è tornato ad aumentare e l'occupazione mostra i primi segnali di recupero. Contro il Jobs Act valuteremo tutte le strade, anche il ricorso all'Europa. A dirlo è il segretario CGIL Camusso, dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE che dichiara illegittime le norme italiane sui contratti a tempo determinato nella scuola. Sarà uno degli argomenti, aggiunge, che useremo per contrastare il tentativo in corso con la legge delega di abrogare l'articolo 18. Italia condannata dalla Corte di Giustizia UE in merito alla normativa sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola, giudicata contraria al diritto dell'Unione. 250.000 precari potranno chiedere la stabilizzazione e i risarcimenti che potrebbero ammontare a circa 2 miliardi di euro. La sentenza arriva dopo i ricorsi dei sindacati. Luca Cordero di Montezemolo è il presidente della nuova Alitalia. A nominarlo l'assemblea degli azionisti della NewCo, nella quale entrerà Etihad con il 49%. Il decollo dell'alleanza fra la società e la compagnia emiratina è previsto per il 1 gennaio. Un caso complicato quello di Gonche Ghavami, ma spero che in appello il verdetto sia ribaltato. È l'auspicio della vicepresidente dell'Iran, Masumeh Ebtekar, sulla vicenda della giovane irano-britannica arrestata a giugno a Teheran mentre cercava di entrare allo stadio per assistere alla partita dei volley Iran-Italia. Condannata a un anno di carcere, domenica la ragazza è stata liberata su cauzione. 143 bombe carta conservate in sacchetti di plastica sono state trovate dagli agenti della Questura di Roma in uno stabile sgomberato vicino allo stadio olimpico. La struttura, che è stata sede della Zecca dello Stato, era stata occupata il 15 novembre. Un compleanno importante, l'11 dicembre, i 70 anni, e per festeggiarlo Gianni Morandi ha affidato al popolo di Facebook la scelta dei brani da inserire in un doppio CD con 36 canzoni. Per l'album, Autoscatto 7.0, che celebra i 52 anni di carriera, i fan hanno segnalato 20 brani, fra cui Uno su mille e In ginocchio da te. Morandi ha poi inserito altre canzoni e duetti celebri, il tutto impreziosito da Vita, cantata con Lucio Dalla.